un bambino che attraverso un momento di gioia ha dato ai nostri ospiti la possibilità di una riabilitazione così bella e importante ci dà il senso un po' del nostro lavoro e di quello che i nostri ospiti fanno ogni giorno, cioè alla fine vivere in un contesto accogliente che rende a loro la possibilità di restituirli a una vita abile. Il cuore d'oro di un bambino per regalare un orto alla casa famiglia per pazienti psichiatrici di Partina. Qui c'è una fragola di quel tipo gigante, che viene più grossa e quasi matura. Una storia che arriva dall'Alto Casentino, dove un bimbo ha rinunciato alle bomboniere della sua prima comunione attivando con l'aiuto della sua famiglia una catena di solidarietà. Grazie alla famiglia e al bambino si è attivata una rete successiva per cui un artigiano ha dato la propria manodopera gratuitamente per costruire la vasca, gli operatori si sono frugati in tasca per acquistare i semi e le piante e ogni giorno questo permette ai nostri ospiti la cura del prodotto dell'orto, quindi vedere la crescita del prodotto stesso, la possibilità poi anche di mangiare il frutto del loro lavoro con sicuramente un grande beneficio. La Casa Famiglia è una struttura residenziale che al momento accoglie 7 ospiti. È composta come una vera e propria abitazione con cucina, soggiorno e camere. Adesso anche il nuovo spazio verde dove sono già nati pomodori, insalata, fragole, zucche e zucchine. Questo è il popone. Bello, è a vedere, è bello. Avete già mangiato qualcosa? Sì, si è mangiato qualcosa. Buona. A prendersi cura dell'orto di Martino, gli ospiti della struttura con la supervisione e l'aiuto del personale presente H24. L'orto ha attivato un grande interesse, una sorta di gara fra gli utenti che si sono trovati ognuno con la propria abilità a occupare un ruolo e una loro piccola abilità. E questo ha coinvolto anche gli operatori, c'è stato un entusiasmo generale. Oltre all'effetto benefico del seguire il ritmo della stagionalità e della natura, che sappiamo avere un effetto veramente benefico sulla salute fisica e psichica. Un'importante attività ricreativa e riabilitativa. Sicuramente ha una finalità riabilitativa ampia per loro, ma per chiunque è sicuramente un aspetto chiaramente di grande benessere, riduce lo stress, aumenta i livelli di serotonina perché comunque ci dà modo alla luce del sole di manipolare la terra, fare attività semplice e conviviale insieme ad altre persone, quindi ha un grandissimo valore nella semplicità. La Casa di Partina vuole essere sempre più struttura della comunità dei casentinesi. È fondamentale perché ci permette appunto di favorire questo inserimento dei vari utenti nella nostra piccola comunità ed evitare quello che è stato sempre lo stigma e quindi l'isolamento di questi pazienti che venivano separati appunto dal resto della società.